comunque prosegue a stabilire gli emendamenti di lo stesso. Sì, dopo sì. Consiglieri, prego, assessori. Si prenota. Consigliere Ghezzi, prego. Grazie Presidente, io vorrei leggere un attimino, è una votazione molto personale, devo dire, è una valutazione, quindi non me ne abbiano anche i compagni di viaggio, ma è una mia presa di coscienza. La prostituzione è una sconfitta morale, perché l'uomo è fatto per l'infinito, che è ciò che in fondo egli desidera con tutto il suo cuore e con il quale deve inevitabilmente fare i conti. Sia per chi la pratica che per chi la subisce, la prostituzione è una tentazione riduttiva che inganna e poi deprime questo anelito all'infinito, mutando lo spessore e la portata della sessualità in un bene poveramente mercificabile. Non possiamo non riconoscere che quanto fatto sinora a livello normativo ed operativo non sia ancora sufficiente, ma sicuramente condividere la posizione di legittimazione, proposta non va nella direzione di tutela dell'umano per come si configura nella sua essenza originale. Pur rispettando le scelte di chi è a favore ed il tentativo genuino di tutela di chi cade vittima, non posso essere a favore di questo ordine del giorno, in quanto legalizzare non è una soluzione, perché significherebbe ammettere la sconfitta dell'uomo davanti alla battaglia di ciò che è contro l'uomo. Più efficace sarebbe sollecitare l'impiego di ulteriori strategie, e qua mi appello a quello che si potrà eventualmente pensare, e anche, perché no, a discuterne in una sede opportuna, perché è un argomento molto molto delicato che merita un focus veramente particolare. Più efficace sarebbe sollecitare l'impiego di ulteriori strategie ed energie per la soppressione alla radice di quelle azioni di criminalità diffuse legate alla prostituzione stessa, pensando a formule di sostegno attivo a chi cade nella rete dell'inganno. Non ne abbiano gli amici della maggioranza e di minoranza anche, perché capisco veramente la preoccupazione in questo senso anche dall'amico consigliere Piano, ma il mio voto non può che essere contrario. Grazie. Chiedo scusa, Ghezzi, consigliere, io pensavo che lei facesse un intervento in merito alla sospensione, perché è vero come è vero che una volta che il consigliere legge l'ordine del giorno, io devo dare la parola per ogni consigliere di ogni gruppo, questo è il concetto, a meno che non si decida che in un ordine del giorno ci sia qualche cosa che vada chiesto un cambiamento, allora a quel punto è diversa la situazione. Perché dico questo? Perché avevo eventualmente pensato, se tutti i consiglieri erano d'accordo, di mettere in votazione immediatamente l'ordine del giorno dando la parola a un consigliere per gruppo, come abbiamo fatto ieri sera, qualora abbiamo riscontrato che l'ordine del giorno era oggettivo e potevamo già votarlo. Questo era solo per chiarire. Mi scuso se non sono stato... Niente di male, nessun problema. Allora, lei ha parlato per la lista identità civica. A livello personale. E questo è il problema. Chiedo scusa, assessore. Lei faccia l'assessore, io faccio il Presidente del Consiglio. Il regolamento è questo e non si discute. Ha capito, Ghezzi? Io intendevo, ma lo dico proprio anche per l'opposizione, specifichiamo bene la natura dell'intervento, perché io devo sapere esattamente. Chiedo scusa comunque per il corso. Lista popolare per Sesto, Piano Alessandro. Grazie Presidente. Credo il consigliere Vincelli mi abbia chiesto delle modifiche, forse che ha condiviso
con parte della maggioranza, evidentemente rispettando la dichiarazione del consigliere Ghezzi, che ringrazio, e le modifiche che avremmo concordato riguardano il quarto capoverso, cioè dove si dice le politiche proibizioniste incrementano l'economia illegale, diventa le politiche che impongono tali divieti incrementano l'economia legale. C'era una preoccupazione rispetto all'utilizzo del termine proibizionista. L'altra modifica invece è al penultimo capoverso, dove si dice: tenuto conto del fallimento delle politiche proibizioniste derivato da leggi nazionali e da provvedimenti amministrativi locali che nel tempo hanno prodotto e poi continua, diventa tenuto conto del fallimento, togliamo delle politiche proibizioniste derivato da leggi nazionali e da provvedimenti amministrativi e andiamo avanti così. Era questo forse il senso dell'emendamento che mi hanno richiesto. Adesso, se ho un testo pulito, lo correggo e poi lo consegno all'ufficio di presidenza firmato con le modifiche affinché sia accolto. Però mi pare che abbiamo raggiunto un'intesa di massima e che poi stendiamo il voto e poi il sindaco provvederà all'espedizione e all'inoltro. Grazie. Grazie a lei. Do la parola, sesto al primo posto, di Pietro Stefani. Quindi come dichiarazione questa di voto, giusto? Sì, dichiarazione di voto. Vabbè, sì. No, allora favorevole, sono molto breve. Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Favorevoli. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Sì, grazie Presidente, favorevole. Identità civica, Alessandra Iosa. Grazie Presidente, in questo caso il nostro voto come lista sarà diverso perché con le modifiche che ha apportato il consigliere Piano il mio voto sarà favorevole e quello del consigliere Ghezzi è stato espresso e a questo punto non so se vuole fare. Voterà, lo vedremo quando vota. Okay. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente. La Lega Nord vota a favore dell'ordine del giorno emendato. Forza Italia, consigliera Rosa Vittoria. Grazie Presidente, sarò breve anch'io, favorevole. Partito Democratico, consigliera Perego. Allora, dal momento che si tratta di un tema che ha appunto che ha risvolti etici, il PD, non conosco la posizione di tutti i consiglieri del mio gruppo, si esprimerà ciascuno secondo la propria coscienza. Grazie consigliera. Sesto nel cuore. Consigliere? Favorevoli. Grazie. Allora, mettiamo... Viene modificato da le politiche proibizioniste diventano le politiche che impongono tali divieti. Poi viene eliminato, tenuto conto del fallimento delle politiche proibizioniste, viene eliminato e quindi il sesto capoverso sarà tenuto conto del fallimento derivato da leggi nazionali e da provvedimenti amministrativi locali nel tempo prodotto. Queste le due modifiche proposte. Bene, a questo punto possiamo mettere in votazione l'ordine del giorno. Apro la votazione.
Chiudo la votazione. Con voti favorevoli, allora presenti 20, si allontanate, uscite definitivamente Franciosi, quindi con voti favorevoli 16, contrari 2, astenuti 2, l'ordine del giorno è approvato. Bene, alla delibera sono stati presentati 4 emendamenti che abbiamo numerato da 1 a 4. Primo emendamento, do la parola al consigliere Recupero. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Gli emendamenti presentati sono i seguenti. All'articolo 6 della disciplina della vivibilità nei parchi, giardini e nelle aree verdi cittadine, alla lettera C, sdraiarsi sul manto erboso nelle ore notturne con possibilità di deroga da parte dell'amministrazione in occasione di particolari iniziative. È stato aggiunto sempre all'articolo 6 la lettera F, fumare all'interno delle aree gioco per bambini e le loro immediate vicinanze. L'articolo 7, consumo di bevande alcoliche, al quinto capoverso, nella dicitura gli esercenti, le attività artigianali autorizzate alla vendita per asporto anche di bevande alcoliche e superalcoliche, e poi prosegue. All'articolo 9, disciplina della mendicità e della raccolta fondi, al terzo capoverso è stato espresso in questo modo: sono comunque consentite le raccolte di denaro o di firme effettuate dai comitati di cittadini locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni no profit iscritti all'albo delle associazioni comunali o riconosciute a livello nazionale e o internazionale e dai partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale riguardanti campagne o iniziative su temi locali, nazionali e internazionali o patrocinate dal comune o da altri enti pubblici, previa autorizzazione da richiedere al settore competente. All'articolo 15, nel secondo capoverso, è stato aggiunto dopo elementi aggettanti rami e alberi sporgenti. A proseguire, qualche giro, eccolo qui. All'articolo 26, educazione e rispetto verso la comune sensibilità, continua al secondo capoverso: è altresì vietato circolare nelle aree pubbliche con animali non d'affezione o con animali d'affezione non convenzionali o pericolosi. Sempre nel rispetto altrui è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno per le vie cittadine. Articolo 32, alla terza riga, fuori degli eventuali appositi manufatti. All'articolo 40, come oggetto rumori nelle case, è stato messo in poche parole il cambio degli orari dalle 8.30 e fino alle ore 20. Nei giorni festivi gli orari consentiti saranno dalle ore 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Articolo 44, macchine per giardinaggio di uso domestico e macchine per uso hobbistico. All'articolo, in fondo è stato aggiunto: il presente articolo entrerà in vigore 12 mesi dopo l'approvazione del presente regolamento. Nell'articolo 47, che è la disciplina delle attività degli artisti di strada nel territorio cittadino, nel secondo capoverso, dopo occupazione del suolo pubblico, punto, per i musicisti di strada, i mimi e i cantanti è sufficiente la semplice comunicazione al comando di polizia locale sul principio del silenzio assenso, è sempre autorizzato, salvo comunicazione contraria, nei limiti orari previsti per le altre attività rumorose cittadine. La distanza minima fra loro è di 50 metri, secondo l'ordine di arrivo. All'articolo 57, vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana, al terzo capoverso, alla terza riga,
successivamente espressamente incaricato e dotato di apposito tesserino di riconoscimento. All'articolo 59, le abrogazioni, alla quarta riga, regolamento di Polizia Urbana del 21 giugno 2000, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 30, modificato in data 5 marzo 2002, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 28. All'articolo 60 è stato inserito completamente nuovo le disposizioni finali. Al presente regolamento verrà data la massima diffusione informativa anche attraverso percorsi di educazione civica stradale nelle scuole. Grazie. Grazie. Do un attimo la parola al segretario generale per una precisazione. Sì, solo se, cioè, propongo una correzione lessicale. Quando all'articolo 44 in fondo, invece di scrivere il presente articolo entrerà in vigore 12 mesi dopo l'approvazione, scriverà il presente articolo entrerà in vigore decorsi 12 mesi dall'approvazione, quindi solo in modo che sia corretto lessicalmente, non cambia la sostanza. Quindi se va bene lo scrivo io, lo firmo. Ok, grazie. Grazie. Allora possiamo aprire... passo la parola per la dichiarazione di voto. Rinnovo come prima, se no la mettiamo in votazione direttamente, se siete tutti d'accordo, se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione. Perfetto. Allora mettiamo in votazione. Scusi, Presidente, posso? Prego. Grazie. No, volevo un chiarimento sul paragrafo all'articolo, scusate, che se lo cerco qua. All'articolo 26, perché sono state stornate, il significato dell'essere che ha fatto propendere per stornare, nel rispetto di tutti è vietato compiere in pubblico azioni, anche solo verbali, che offendono qualsiasi credo religioso. Volevo capire la filosofia che c'era sotto. Allora, è stato tolto, infatti, volevo capire come mai. Non so. Se c'è una risposta, se no fa niente. Grazie. Sì, questo maxi emendamento risponde a tutto il lavoro fatto in commissione. Allora, nel lavoro di commissione si è ritenuto, dopo ampia discussione, si è concordato tra tutti i commissari di maggioranza e opposizione di togliere quella frase, perché sarebbe stata quella sì di difficile applicazione, perché come faceva poi la gente a capire se uno aveva fatto un gesto o una cosa che poteva offendere in quel senso un'altra persona. Prego. Non ci sono altri interventi. Mettiamo allora in votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Con 20 voti favorevoli, quindi all'unanimità, l'emendamento numero 1 è approvato. Passo all'emendamento numero 2 e do la parola al consigliere Di Cristo, che presenta chiaramente l'emendamento. Sì, grazie Presidente. Mi scusi, siccome ho le copie non numerate, a quale si riferisce così, Presidente? Siccome ho le copie non numerate, non so il suo... Ok, grazie. Arrivo. Sì. Allora, questo emendamento... è voluto essere una precisazione, una proposta, ovviamente un emendamento. La proposta è praticamente riguarda l'articolo 49, spettacoli aperti a pubblico, e col presente emendamento propongo che sia tolta la possibilità di aggiungere all'articolo
che su tutto il territorio comunale sono in ogni caso vietati i circhi e gli spettacoli con presenza di animali. Questo parte ovviamente da una posizione, da un'analisi anche politica, perché a parte che il signor Sindaco nel proprio programma elettorale ha previsto e si è impegnato nel fatto, diciamo, un programma elettorale anche pet friendly e quindi in difesa di tutti gli animali, ma ricordo anche, tra altre cose, ho depositato una mozione apposita su questa cosa. Riteniamo che nel 2018, proprio per una dignità, per norme europee vigenti eccetera, a nostro avviso, non, anche per episodi anche spiacevoli che si sono verificati a Sesto con la presenza di animali con circhi, nella fuga di animali con da circhi che erano presenti sul territorio, noi siamo contrari e vorremmo ovviamente fare un'affermazione forte a questo spettacolo nel 2018. Rammento che tra le file di Forza Italia che hanno sostenuto il sindaco, la capogruppo l'ex capogruppo che si è dimessa proprio per motivazioni di coerenza, era stata eletta proprio in rappresentanza, tra le altre cose, del movimento animalista. Questa maggior ragione, anche per coerenza, proponiamo questa presa di posizione forte della città di Sesto, ripeto, perché nel 2018 riteniamo che non abbiano più ragione di essere, per una dignità degli animali, tali spettacoli. Per cui si propone l'emendamento del quale avete ricevuto copia. Grazie. Grazie a lei. Do la parola all'assessore La Miranda. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sull'emendamento vi è l'invito al ritiro con la seguente motivazione: non che non vi sia condivisione sull'istituire il divieto o che non siamo contrari ad avere spettacoli con la rappresentazione di animali, ma l'impianto normativo che ha introdotto il divieto dell'uso degli animali non è è una norma cosiddetta in bianco, nel senso che è detta i principi generali, ma attualmente non è ancora stata regolata poi dal governo. In aggiunta a ciò, impedisce l'uso di animali progressivamente, nel senso che alla morte degli animali in questo momento in dotazione nei vari circhi non possono essere sostituiti, quindi via via andranno a scomparire con il tempo. Noi siamo obbligati a prevedere, tanto è vero che è previsto, una zona di spettacolo, perché lo prevedono le leggi e nel PGT è azzonata, ed è quella di Viale Carlo Marx, il piazzale di Viale Carlo Marx. Al fine di, non voglio dire qui, fatta la legge e trovata la soluzione è stata lo strumento urbanistico. È stato introdotto un meccanismo di controllo che è la distanza di 100 metri dai luoghi sensibili. Tradotto, il luogo sensibile in questo caso è la scuola lì vicino. Questo di fatto è il permesso di autorizzazione è condizionato appunto al rispetto di questa distanza, con tutte le conseguenze del caso. Quindi, per quanto riguarda i circhi, per quanto riguarda invece gli spettacoli, la stessa legge non li vieta. L'introduzione determinerebbe esporre l'amministrazione a eventuali possibili ricorsi al TAR, già sui spettacoli. Sui circhi, se lei va a vedere su internet, sulla giurisprudenza amministrativa, c'è contrasto in questo momento tra i vari TAR. Alcuni acconsentono, altri TAR hanno invece bocciato l'introduzione del divieto secco. Noi abbiamo trovato questa soluzione dal punto di vista urbanistico e quindi riteniamo che possa essere soddisfatto il principio sotteso a questo emendamento. Quindi l'invito è a ritirarlo, poi se diversamente lo vuole coltivare la posizione di bocciarlo. Grazie. Posso, Presidente? Ringrazio l'assessore per la precisazione normativa e puntuale. Ovviamente mi felicito e mi rallegro che la posizione comunque politica e personale, tra le altre cose, di questa amministrazione sia coerente con quello dimostrato, per cui possiamo dire che a Sesto finalmente, per ragioni tecniche, qualora ci fosse
la possibilità saremmo ben lieti, ma siccome attualmente non c'è la possibilità di ospitarli, ragionevolmente siamo contenti che circhi a Sesto con animali difficilmente saranno ospitati. Pertanto ritiro questo emendamento. Grazie. Grazie anche a lei, consigliere Di Cristo. Sempre a titolo, ha firmato la Franciosi, penso, però vedo che non c'è. Allora, do la parola. Terza di Di Cristo. No, è cambiato, un attimo. Questo, perché il protocollato prima, il 3 è questo. Allora, Di Cristo, passiamo prima a quello sull'articolo 20 di igiene del suolo, ok? Presente il seguente emendamento, la proposta di delibera in cui è l'oggetto, articolo 20. Sì, grazie. Quello di Posacenza. Sì, grazie Presidente. Sì, una precisazione anche su... Se vi spostate. Okay. È una precisazione puntuale, forse fin troppo puntuale, ma vuole essere soltanto una sollecitazione, una segnalazione ai fini costruttivi che un po' è il motivo che ha creato questo regolamento, che ha portato alla creazione di questo regolamento. Adesso, senza colpevolizzare alcuni tipi di esercizio, perché sicuramente non è responsabilità loro, però è normale, questo ahimè lo dico da fumatore, dico la verità, non nel buttare per terra il mozzicone, ma sembra normale che quando una persona frequenta un bar o un posto di ristorazione, un posto lecito per fumare, siccome all'interno del locale, come sappiamo, è vietato, normalmente si accede all'area immediatamente esterna al locale stesso per fumare la sigaretta, anche se non è una cosa salutare. E purtroppo davanti a tali locali spesso viene fatto rilevare, e si rileva facilmente, la presenza di tanti mozziconi di sigarette. Forse è un po' troppo puntuale, non vola alto questo emendamento, quale su un tema etico, quale poi abbiamo parlato prima, la prostituzione. È una mano, è uno stimolo in più per una segnalazione, per un fenomeno che comunque sappiamo in ogni caso, che i mozziconi di sigaretta, tra le altre cose, sono anche altamente inquinanti perché hanno una vita nel decomporsi di circa 20 anni in realtà. Per cui con questo si vuole a proporre di obbligare gli esercenti questi esercizi a dotarsi di portaceni, possibilmente in maniera uniforme per non avere varie forme, grandezze e tipologie all'interno della città, ma soprattutto per sensibilizzare, se inserito all'interno di un regolamento, il gestore di tali esercizi, quantomeno, anche se non di sua prettamente, anche se non è l'autore di imbrattamento del suolo pubblico, ma far sì che venga mantenuta pulita l'area prospiciente il proprio locale. Pertanto con questo emendamento si propone, fatto obbligo agli esercenti attività di bar e ristorazione, di dotarsi di appositi posacenere da posizionarsi all'entrata del locale. Tutto lì, grazie. Prego, Assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Se lei è d'accordo, proporrei di inserire questa fattispecie all'interno del regolamento dell'arredo urbano, questo per consentirci di individuare un unico tipo di posacenere da fornire a tutti i commercianti per evitare appunto di avere modelli differenti. Tra l'altro, fino a poco tempo fa, alcuni esercizi, soprattutto qui in centro e anche fuori dal Palazzo Comunale, avevano il vecchio posacenere che veniva fornito da Core. Sono stati fatti rimuovere perché erano ormai logori, quindi siccome proprio il metallo era bucato e i mozziconi cadevano al di fuori dei posacenere, sono stati rimossi. Quindi se lei è d'accordo... Ovviamente ringrazio l'assessore per la sempre puntuale precisazione. Sì, mi trovo d'accordo sulla proposta, proprio per le motivazioni che esprimeva l'assessore, con un suggerimento, magari se riusciamo ad adottare un modello, un suggerimento che sia difficilmente di uso improprio, perché i vecchi che erano stati forniti poi venivano usati anche in maniera impropria, quali i cestini per i rifiuti, e quindi poi non assolvevano al compito per i quali erano state riprese. Tra altre cose, in maniera più puntuale forse è più ragionevole che questa norma, questa cosa, trovi posto nel regolamento di igiene urbana. Pertanto ringrazio l'assessore e ovviamente ritiro l'emendamento in questione, se c'è questo impegno da parte dell'amministrazione. Grazie. Grazie.
Passiamo all'emendamento 4 presentato dalla consigliera Franciosi. Ok, a lei la parola di Cristo. Grazie Presidente. Sì, è in realtà doppia firma, ma non c'è stato modo di firmarlo subito prima di... Se la ringrazio per la piccola deroga. Allora, questo riguarda quello che avevo preannunciato prima quando parlavo del regolamento di polizia urbana. Nel senso che quello che dovrebbe essere la normalità è una persona, cioè una persona dotata di normale intelligenza, dovrebbe evitare di compiere alcuni comportamenti, purtroppo spesso ciò non avviene. E a difesa praticamente di quei pochi giochi e di aree attrezzate dei bambini che abbiamo nei parchi cittadini, nei giardini cittadini, dove spesso vediamo l'utilizzo improprio, non sicuramente da parte dei bambini ai quali sono destinati tali giochi, ma da parte di adulti, tra virgolette, ragazzi fuori età ai quali i giochi sono destinati, che ovviamente utilizzando tali giochi in maniera impropria va a finire che li danneggiano, vengono vandalizzati e a mio avviso questa proposta di emendamento poteva trovare tranquillamente posto all'interno del regolamento di polizia urbana. È unicamente a salvaguardare, a parte una forma educativa di norme di comportamento, ma è teso a salvaguardare, ripeto, quelle poche aree attrezzate a giochi per bambini, la cui acquisizione e manutenzione in ogni caso ha dei costi onerosi per l'amministrazione e quindi per la collettività tutti. Un gioco rotto oggi sappiamo che per motivi burocratici, amministrativi e finanziari, se c'è la volontà dell'amministrazione, se tutto va bene, verrà riparato in almeno 6 mesi, 1 anno, e pertanto i bambini fino ad allora sono privati delle loro aree attrezzate. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Anche qui, se... Prego, assessore. Sì, consigliere, io concettualmente non sono contrario, però secondo me bisognerebbe specificare meglio. Sì, è stato scritto velocemente e lei ha scritto. Per uso improprio si intende l'utilizzo delle attrezzature di parte, da parte di età non consona. Da parte di persone, bisogna aggiungere la parola persone di età non consona. Sì. Bisogna aggiungere dopo, da parte di, aggiungere le parole persone di, e poi continua con età non consona. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'emendamento. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Voti favorevoli 20, all'unanimità l'emendamento numero 4 è approvato. Bene, adesso procediamo alla dichiarazione di voto della delibera così emendata. Do la parola alla lista popolare per Sesto, Piano Alessandro. Grazie Presidente, come ho già anticipato noi voteremo favorevolmente questa proposta di deliberazione in una logica contrattuale che ci ha visto contribuire al miglioramento di questo testo, che pure non condividiamo nell'impianto, ma su cui ci riserviamo di valutarne la sperimentazione. Abbiamo deciso di privilegiare l'aspetto
dell'efficacia e della operatività dell'azione della polizia locale sul territorio, trascurando, diciamo, l'attenzione politica su quelle che sono le norme, diciamo, più di dettaglio o di principio, alcune che riteniamo anche ripetitive e sovrapponibili a quelle dell'ordinamento nazionale, altre francamente che ci paiono dal contenuto un po' paternalistico. Tuttavia, diciamo, l'intento è proprio quello di dare uno strumento antinfiammatorio alla polizia locale per rispondere a quelle esigenze dei tanti cittadini che ogni giorno chiedono di poter intervenire nelle zone, come dicevo prima, quali ad esempio via Caduti sul Lavoro e via Milanese per quanto riguarda la prostituzione, ma potrei citarne altre, potrei citare, diciamo, i giardini di via Ariosto, dove questo regolamento può intervenire e dare una risposta ai tanti cittadini che sono assediati da esercizi commerciali frequentati in modo improprio e che imbrattano la zona circostante e disturbano la quiete pubblica, quello sì, nelle ore notturne, mettendo anche a repentaglio, in alcuni casi ed è successo, la vita dei residenti. Sappiamo che lì la polizia locale più volte è intervenuta, ma dare la possibilità di sanzionare anche l'esercente, quello potrebbe essere uno strumento. La buca, ad esempio, è un altro dei luoghi caldi nei quali questo regolamento potrebbe essere, e mi riferisco all'area che sta dietro via fuori, potrebbe essere efficacemente utilizzato, ma ci sono anche i giardini di via Pisacane. Allora io ricordo degli esempi che mi venivano portati sul tavolo quando ero assessore alla polizia locale e a cui evidentemente, nonostante gli sforzi, non riuscivamo a dare adeguata risposta. È una cambiale in bianco che firmiamo, la firmiamo dando priorità a queste esigenze che vengono manifestate dalla cittadinanza, a discapito di quello che dice e che afferma la consigliera Perego, perché ha fatto un ragionamento, secondo me, politicamente estremamente valido, per cui faccio mie le sue perplessità che ha espresso nel corso del suo intervento rispetto alla costruzione normativa dell'impianto, che ha anche qualche fragilità giuridica, poi lo vedremo quando ci sarà l'impugnazione delle sanzioni, ma anche da un punto di vista più politico. Tuttavia la nostra lista ha deciso in questa fase di privilegiare il tema della sicurezza e della tutela del decoro urbano rispetto ad aspetti politicamente importanti, sensibili e per i quali ci interveniamo di qui ad un anno, ci impegniamo di intervenire eventualmente per delle modifiche, se proposte dall'amministrazione o eventualmente anche da parte dei consiglieri che hanno facoltà di intervenire avendo una potestà di proposta in materia di regolamenti. Grazie. Grazie a lei. Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Sì, grazie Presidente. Noi, per i motivi espressi sia in fase dibattimentale, apprezziamo lo sforzo fatto da questa amministrazione, sottolineiamo e registriamo che probabilmente in un primo momento poteva essere, è stato anche presentato un po' anche dagli organi della stampa come un regolamento quasi repressivo. Invece apprezziamo una rilettura attenta dello stesso testo, l'equilibrio che si è cercato, lo sforzo per raggiungere questo equilibrio, e per le motivazioni, dicevo, già esternate in dibattito, esprimiamo il nostro voto favorevole, facendo nostre le ultime parole del collega Piano su eventuali modifiche che in corso d'opera e in fase di applicazione dovessero ritenersi necessarie per una migliore implementazione del regolamento all'interno del tessuto cittadino. Grazie. Grazie a lei. Chiedo scusa alla consigliera Di Pietro. Do la parola al sesto, al primo posto, consigliere Di Stefania Di Pietro. Scusa, accettate. No, io ho già espresso voto favorevole nel precedente intervento. Ci tengo solo a precisare una cosa, che
Questo regolamento non è sicuramente un punto di arrivo, ma lo ritengo un punto di partenza, nel senso che io credo che per garantire sicurezza alla città e quindi ai cittadini non è sufficiente, come dire, intervenire su norme che sono, possiamo riconsiderare anche restrittive, ma su anche altri ambiti del vivere della collettività, e quindi intervenire sulla coesione sociale, sull'inclusione sociale e anche sul dialogo fra le diverse culture, perché questo è un tema che sappiamo essere particolarmente delicato, e credo che sia doveroso da parte di chi amministra una città intervenire anche su questi ambiti per garantire poi, tra l'altro, una migliore applicazione del regolamento. Sulle perplessità, mi permetto solo di dire, sul discorso dell'interpretazione, qualunque norma è soggetta a interpretazione, così mi hanno insegnato ai tempi dell'università, quindi ritengo che non ci sia, credo, nessuna legge, nessun regolamento che sia così perfetto da non essere poi interpretato in fase di applicazione. Questo giusto per una spiegazione più tecnica che non politica, però ritengo che sia, come dire, anche sulla base di quello che c'è stato poi prospettato, esposto dal comandante in sede di commissione, un regolamento che, diciamo, forse presta un po' meno il varco a interpretazioni che possano poi renderlo di difficile applicazione. Quindi ribadisco il mio voto favorevole. Do la parola, lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Sì, grazie. Il mio voto è favorevole. Identità civica, consigliere Alessandra Iosa. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, Lega Nord è favorevole. Forza Italia, consigliere Rosa Vittoria. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliera Perego Roberta. Grazie Presidente, solo una premessa. Per il Partito Democratico il tema della sicurezza è un tema centrale quanto per gli altri partiti che siedono in Consiglio Comunale, perché rifiutiamo e insomma respingiamo l'idea che insomma si possa parlare solo di percezione delle persone, perché al di là poi di un riscontro oggettivo, quando una persona si sente insicura e modifica il proprio comportamento, di fatto quello diventa poi un comportamento reale e non più una percezione. Per cui credo sia compito di tutte le forze politiche, al di là del colore che hanno, porsi questo interrogativo e chiedersi come rispondere. C'è chi sceglie di farlo in un modo, c'è chi sceglie di farlo in altri. Noi appunto non esprimiamo un giudizio negativo rispetto, contrario a questo regolamento, ne abbiamo evidenziate alcune criticità che ci portano appunto a scegliere di astenerci su questa delibera, nella speranza poi che, fatta appunto un ritorno o in consiglio, in commissione, tra un anno, per tirare le fila, ricevere dall'assessore l'illustrazione anche di come va, possa eventualmente anche modificare la posizione del Partito Democratico. Al momento, per le mancanze che abbiamo sottolineato e anche una visione politica comunque di questo regolamento, preferiamo appunto astenerci. Grazie consigliera Perego. Do la parola a Sesto nel Cuore, consigliere Molteni. Grazie Presidente. Allora, alla luce dell'eccellente lavoro fatto, che è stato confermato da tutti, e dalla serietà nella presentazione degli emendamenti e della discussione, il nostro voto non può che essere favorevole. Grazie. Grazie a lei, consigliere Monteni. Passiamo quindi alla votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione.
Con voti favorevoli 17, contrari 0, astenuti 3, la proposta di delibera approvazione del regolamento di polizia urbana che abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 28 del 5 marzo 2002, in vigore dal 18/4/2002, è approvato. Passiamo ora alla delibera di Consiglio, il punto 3. Approvazione del regolamento per la concessione della benemerenza civica Sesto d'Oro. Do la parola al consigliere Molteni. Grazie Presidente. Adesso mi riprendo. Allora, nella riunione della Commissione tenuta il 16 di aprile è stato presentato il regolamento per la concessione della benemerenza Sesto d'Oro. È stato un momento formativo che ha visto tutti i partecipanti coinvolti e fattivi. Dopo una breve storia sul perché sia stato deciso il nome Sesto d'Oro, perché oltre ad essere il sesto chilometro da Porta Venezia, Sesto ci è stato ricordato che anche il nome latino del compasso che appare nel nostro stemma araldico. E dopo questa appunto precisazione è stato presentato il fatto che questa benemerenza, che era caduta un po' in disuso negli ultimi anni, riprende una posizione chiara e significativa nell'ambito della nostra città. Il regolamento è semplice, sono 7 articoli. La cosa che abbiamo evidenziato e che è piaciuta molto è il fatto che adesso possa essere proposta questa onorificenza anche non solo da enti, da istituti, da consiglieri, da autorità, ma anche da singoli cittadini. E questa è una cosa che noi reputiamo estremamente positiva. Dopo la discussione è stata minima, questa è la presentazione del lavoro che è stato fatto. Ecco. Basta, grazie. Do la parola all'assessore Magro. Prego, assessore. Grazie Presidente. L'amministrazione comunale ha deciso di disciplinare ex novo la materia appunto delle benemerenze civiche. Era infatti già presente un regolamento piuttosto datato in quanto risaliva ormai agli anni 60. Il precedente regolamento presentava alcune discrepanze con la realtà, questo perché si definiva l'attribuzione di benemerenze civiche differenziate, cioè venivano conferite grandi medaglie d'oro, medaglia d'oro, medaglia d'argento e l'attestato di civiche benemerenze. Inoltre, negli ultimi anni, al posto di concedere questo tipo di riconoscimento, veniva riconosciuto il lingottino. Per cui c'era appunto una discrepanza tra la realtà e quello che invece era regolamentato. Abbiamo quindi pensato di ridisciplinare la materia. Consentitemi anche di fare un'osservazione che potrebbe sembrare non rilevante, ma che secondo me, anche per il periodo storico e sociale nel quale ci troviamo, ha una sua ragione. Il precedente regolamento in qualche modo andava a differenziare le benemerenze, quasi a voler dare un ordine gerarchico, un ordine di importanza, perché appunto c'era una grande medaglia, una medaglia più piccola, una medaglia d'argento e poi un premio, un riconoscimento inferiore, chiamiamolo così. Questo a mio avviso è un concetto che oggi non trova ragion d'essere, perché noi ci troviamo oggi in una situazione, come dicevo prima, storica e sociale particolare, in cui purtroppo le nostre cronache sono piene di esempi negativi, distruttivi e che non portano un valore aggiunto alla nostra società. E quindi oggi, più che mai, e capisco la differenza perché stiamo parlando di un regolamento precedente che risale appunto a molti anni fa, gli anni 60 sono ormai un'epoca lontana dalla nostra. Oggi è invece importante valorizzare l'impegno civico di tutti i cittadini. Non può esserci un impegno civico
che ha un peso superiore a un impegno civico che ha un peso inferiore. L'impegno civico è impegno to cure, quindi va sempre riconosciuto e va riconosciuto nello stesso modo. Questa è la ragione per cui abbiamo pensato di istituire un unico tipo di riconoscimento. Il regolamento prevede che le domande possano essere presentate entro il 1° maggio. Chiaro che per il 2018 verrà fatta una proroga, perché ovviamente non ci sono i tempi tecnici, essendo già oggi il 24 di aprile. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Se non ci sono interventi, andiamo in votazione. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Con questo nuovo regolamento si è voluto normare con 7 articoli la procedura per l'assegnazione della benemerenza civica a quelle persone fisiche o giuridiche che hanno contribuito a dare lustro direttamente o indirettamente alla nostra città. Al tempo stesso si è voluto rimarcare, denominando la benemerenza civica Sesto d'Oro, per associarla in modo univoco e chiaro alla nostra città, seguendo l'esempio di Milano, dove viene attribuito l'Ambrogino d'Oro, che identifica chiaramente la città di Milano. Rispetto al vecchio regolamento datato 1962, verrà istituito anche un registro delle civiche benemerenze per lasciare traccia nel tempo dei benemeriti. A livello di prima commissione non sono stati sollevati particolari problemi o contestazioni, pertanto ritengo che l'approvazione del presente regolamento sia un atto dovuto. Gruppo Lega Nord vota a favore. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Con voti favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0, all'unanimità viene approvata la deliberazione avente ad oggetto regolamento per la concessione della benemerenza civica Sesto d'Oro. Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Non ha votato, dichiaro. Lo dichiari in microfono, se lo dichiara. Ah, scusi, sì, ho votato. Che cosa? Sì. Sì. Con 20 voti favorevoli la deliberazione viene resa immediatamente eseguibile. Bene, passiamo. Chi si è fregato la mia cosa tu? Passiamo alla delibera di Consiglio al punto 4, presa d'atto della cessione mediante atto di donazione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria degli immobili siti in via Cavour 3, in Sesto San Giovanni, da parte della parrocchia Santo Stefano. Do la parola al consigliere Bonomelli. Grazie, signor Presidente. Allora, questa è soltanto una presa d'atto di una cessione, di una donazione. Faccio una piccola cronistoria per rendere poi l'idea. Nel luglio 2006 l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali della Diocesi di Milano ha donato al Comune di Sesto San Giovanni l'area degli immobili di via Cavour numero 3, già evidenziati nel catasto con i relativi fogli e mappali. Alla parrocchia Santo Stefano ha donato la proprietà di superficie per anni 30, pertanto dal 2006 al 2036, rinnovabili per altri 30 anni, assicurando alla parrocchia il pieno ed esclusivo godimento del fabbricato e delle aree pertinenti,
con l'obbligo di destinarlo ad attività ricreative e sportive e a sede di associazioni che gestiranno tali attività, in particolare della AGESCI, Associazioni Guide e Scout Cattolici. Si rileva che detto immobile, incluso l'area pertinenziale, è da lungo tempo, da data precedente all'atto di donazione, a disposizione del gruppo Scout di Sesto San Giovanni. In data 13-12-2017 la parrocchia di Santo Stefano ha comunicato al Comune la sua intenzione di donare il suo diritto di superficie alla AGESCI di Sesto San Giovanni, che da sempre utilizza detti immobili per espressa destinazione contenuti nella donazione stessa. L'Avvocatura del Comune, in data 17 gennaio 2018, ha espresso parere favorevole e che nulla osta al presente atto. Quindi oggi in Consiglio Comunale si dovrà deliberare sulla presa d'atto della sopracitata donazione del diritto di superficie dalla parrocchia Santo Stefano alla AGESCI di Sesto San Giovanni. In Commissione Bilancio non ci sono state particolari osservazioni ostative. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola all'assessore D'Amico. Sì, devo dire che il consigliere ha già dato un'introduzione abbastanza esaustiva della cosa. Noi come amministrazione dobbiamo sicuramente deliberare con delibera di consiglio questo cambio, ecco. Ma noi non vediamo nulla che possa ostare a questa richiesta, anche perché quando fu donata in data 13 luglio 2006 il terreno alla quando l'opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano ha donato alla parrocchia Santo Stefano la proprietà superficiaria del fabbricato di via Cavour, con l'onere di destinare l'immobile esclusivamente ad attività ricreative e sportive e a sede di associazioni che gestiscono tale attività, era già individuata come attività, in particolare quella della AGESCI, quindi dell'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, quindi era già stata individuata in quel momento. E in quel momento fu donata anche la nuda proprietà al comune di Sesto San Giovanni. Quindi la AGESCI era già stata individuata a quel tempo, ecco. Adesso formalmente viene ceduto l'utilizzo alla AGESCI, ma credo che sia proprio una mera presa d'atto, ecco, di questa situazione. Grazie. Assessore, se non abbiamo interventi, passiamo alla dichiarazione di voto, così riusciamo a chiudere prima della mezzanotte. Presidente. Prego. Con l'approvazione della presente delibera viene avallata e ratificata da parte del Comune la concessione in uso da parte della parrocchia Santo Stefano di un fabbricato terreni annessi per 30 anni all'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, ovvero fino al 2036 per attività ricreative e sportive. Nei fatti per il nostro Comune, che detiene la nuda proprietà di questi beni, non cambia nulla, in quanto al termine del contratto trentennale rientrerà nel pieno utilizzo del fabbricato dei terreni ricevuti in donazione dalla Diocesi di Milano. In sostanza cambia solamente il beneficiario del diritto di superficie dei beni, che nel nostro caso, come detto, sarà AGESCI. La relazione tecnica del dottor Martini, chiara e esaustiva, riporta anche il parere positivo dell'ufficio amministrativo della Diocesi di Milano e dell'Avvocatura Comunale a supporto di questa operazione. Detto ciò, il gruppo Lega Nord vota a favore della delibera. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Metto in votazione la delibera. Apro le votazioni. Chiudo la votazione.
voti favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0. La delibera 20 ad oggetto, presa d'atto della cessione mediante atto di donazione del diritto di superficie della proprietà superficiaria degli immobili siti in via Cavour numero 3 in Sesto San Giovanni da parte della parrocchia Santo Stefano all'associazione AGESCI, associazione guide scout cattolici italiani, è approvata. Procediamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Con voti favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0, la delibera viene resa immediatamente eseguibile. Sono le 23:46, il Consiglio chiude, ringrazio i consiglieri, ringrazio il pubblico presente, buona serata a tutti.